progetto di riqualificazione del comune di Pordenone è un progetto molto importante, che prevede la messa a dimora di circa 2.500 piante, in un contesto fortemente urbanizzato e dove i tassi di inquinamento ambientale sono davvero molto elevati. Sono piante autoctone, quindi tipiche di questo ambiente, e oltre ad avere questa forte capacità di assorbimento degli inquinanti, creeranno un bosco e creeranno una cultura ambientale anche nei giovani e li sensibilizzeranno. Un sentito ringraziamento a misura per questo dono importantissimo per la nostra città. La collaborazione tra istituzioni e private in questo caso contribuisce a migliorare, aumentare, implementare il patrimonio verde di Pordenone. Significa aumentare il nostro polmone verde, garantire la fruibilità delle aree cittadine e permettere un futuro migliore ai nostri giovani attraverso un contenitore fondamentale di ossigeno come questi alberi. Questo è il primo dei 2.500 alberi, è un tiglio messo a dimora in questo parco Fabiano Grizzo. Poi ci saranno tante altre specie di alberi e di siepi che verranno messe in tutte le altre aree. Riqualificare il verde urbano è fondamentale non solo per contrastare l'inquinamento, ma anche per la vita quotidiana dei cittadini. Con questo progetto si crea infatti una barriera antismog che migliorerà concretamente il contesto urbano a beneficio della città e dei suoi 51.000 abitanti. Lo abbiamo purtroppo capito in questi mesi. La salute della persona è un bene prezioso e strettamente connesso alla salute del pianeta. Aiutare l'ambiente significa porre una delle condizioni perché i cittadini e le cittadine possano respirare aria pulita e quindi vivere meglio. Sono molto fiera e orgogliosa di far parte del nuovo progetto messo in campo da Misura. È un progetto che promuove un pianeta sempre più green e plastic free. Mi auguro che sempre più giovani come me scelgano di aderire ad uno stile di vita sano e compatibile con l'ambiente, perché la natura è casa nostra ed è nostro compito prendercene cura.